Allora, buongiorno, bentornati. Buongiorno e bentornati al bersaglio. Allora, incominciamo. Anche oggi siamo qui da soli per i nostri rituali 10 minuti. Partiamo da una domanda che ci è stata fatta da un amministratore di Torino. Anche oggi partiamo da una domanda che ci è stata posta appunto da un amministratore. E ritorniamo sempre sul discorso del superbonus, Stefano, eh? Andrea da Torino, ma come può esserci un condomino moroso se con il superbonus 110 non ci sono costi da pagare a carico dei condomini? Mi spiegate perché anche sui social circola questa voce. Allora Stefano, possiamo rispondere a questo amministratore, tenuto conto che ormai tutto il dibattito è tutto sui social ormai, la formazione meno, però i social tanto. Allora, il superbonus è davvero tutto gratis, come ancora qualcuno sostiene, nonostante tutto, perché recentemente noi abbiamo avuto appunto nelle ultime settimane più di un'assemblea condominiale in rappresentanza di alcuni condomini e colleghi, come io li chiamo comunque colleghi, amministratori. E dicevano ancora tutto gratis all'alba del giugno 2023, luglio 2023, insomma, in questi 2 mesi si è continuato ancora a parlare di superbonus a gratis. Ci illumini un Sì, dico, noi attimino? ci concentriamo sulla domanda posta da Andrea, che è la morosità Sì. e il superbonus, perché questo qui è il quesito che ci viene posto. E quindi la domanda di Andrea, a dire la verità, stupisce molto, perché ormai sono mesi che sulla questione del superbonus 110 credo che sia ormai emerso in misura sempre più evidente che non ci sono costi. O diciamo nascosti, anzi ci sono costi molto importanti e che partendo proprio dalla domanda di Andrea direi che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in un interpello, anzi direi che in particolare la direzione regionale dell'Emilia-Romagna con l'interpello numero 1342 ha precisato che rispondendo proprio ad un quesito posto in ambito superbonus, quindi non discutendo di altro, ma discutendo proprio di superbonus, che il condomino moroso non può cedere il credito e che per morosità si intende non quella maturata sulla gestione ordinaria, quindi sulle spese di carattere ordinario, ma proprio quella maturata sulle spese straordinarie. Allora, rispetto a quello che stai dicendo, quindi l'ADE prende in considerazione il fatto che nel superbonus ci siano costi da pagare, questo è un dato comunque Evidente, acquisito, evidente. e che i morosi non possono cedere il credito d'imposta. Questo è un po' alla fine quello Direi che che questo è è assodato. assodato, ok. Quando pone in capo all'amministratore grandi responsabilità perché occorre, secondo me, anche stimare i costi netti a carico dei condomini, chiedere il fondo straordinario corrispondente, e su questo recentemente c'è una sentenza che nelle prossime settimane andremo Ad ad affrontare, e assicurarsi che non ci siano morosi. Insomma, sono i 3 punti fondamentali che l'amministratore Sì, dovrebbe. ma sono anche quindi delle questioni che pongono in capo all'amministratore delle responsabilità piuttosto importanti, perché stimare i costi a carico dei condomini vuol dire che l'amministratore deve valutare, e ci sono riferimenti ormai definitivi, non solamente, parliamo ovviamente, stiamo affrontando il problema dei morosi, quindi parliamo Certo. solamente di questo, però ovviamente va prima affrontato il problema dei costi che rimarranno a carico dei condomini. Una volta individuati questi costi, è ovvio che tutti i condomini devono provvedere, ognuno per la propria quota millesimale, a pagare il Certo. fondo straordinario. Nel momento in cui qualche condomino non dovesse farsi carico del pagamento del fondo straordinario, qui arriva il problema. È importante che l'amministratore si fermi, non sottoscriva nessun contratto, perché, come la giurisprudenza ha chiarito, il fondo straordinario è una provvista che viene costituita
a tutela dei condomini virtuosi e quindi è necessario che il fondo condominiale ci sia. Ora, il problema è che molti amministratori non si rendono conto che i condomini morosi possono essere a fronte di importi notevoli, importanti, perché il superbonus si porta presso indicativamente delle quote che rimangono a carico dei condomini attorno al 25-30% a secondo dell'epoca in cui venne deliberato il superbonus, certo. Cioè quando c'erano ancora dei tassi di interesse piuttosto bassi, e ci sono le generalità del genere al contratto, quindi le competenze per l'attività di coordinamento e di organizzazione dei cantieri che hanno i general contratto, che non sono gli esecutori delle opere, sono dei coordinatori, e quindi ci sono costi che vengono stimati ormai attorno al 25-30%, quindi importi notevolissimi, molto molto importanti, e da qui un fondo straordinario molto importante che può generare delle morosità. Certo. I condomini morosi non possono cedere il credito, da cui delle criticità piuttosto importanti. Per cui, per concludere, nei sì. prossimi mesi, perché alcuni bonus comunque sono finiti a fine del 2022, incominceranno a esserci delle criticità anche per la rendicontazione di questi bonus, se poi ci sono queste, come si dice, problematiche non affrontate, tributarie non affrontate. Certo, perché sì. Da quanto è la risposta anche in Emilia-Romagna è proprio che i costi ci sono, punto. Questo è un dato sì, di fatto. Sì, l'agenzia di Emilia Romagna non avrebbe avuto motivo per dire che la morosità nell'ambito di un superbonus non genera la cessione del credito se fossero gratis, ma ovviamente certo. siccome l'agenzia delle entrate sa che i superbonus non sono gratis, di fronte al quesito ha dato la risposta dicendo sì, le morosità che si generano sui superbonus sono morosità che non consentono ai singoli condomini di cedere il credito, da cui eventuali rischi di disconoscimento del credito in futuro, da cui criticità di carattere tributario importanti, perché le sanzioni sui crediti non dovuti o sui crediti inesistenti sono altissime, arriviamo anche al 200% per quanto sui crediti non dovuti e al 270% sull'IVA, che invece è da calcolarsi sugli importi, per cui arriviamo a una dimensione economica talmente importante che probabilmente i revisori saranno chiamati a individuare se c'è qualche responsabile nella catena delle decisioni, nella catena dei provvedimenti che sono stati assunti dalla prima delibera all'esecuzione dei lavori. Noi ci siamo attrezzati, abbiamo appena finito il nostro corso di CTU tributario, per cui da questo punto di vista abbiamo... Da questo punto di vista il mercato offre dei professionisti sì. che sono in grado di dare risposta ai quesiti che verranno sollevati in più sedi, in più occasioni. Vedremo. Per noi è finita, perché sì, il nostro tempo... La nostra puntata possiamo considerare... È già finita, oggi. Sarà la prossima. Benissimo, okay. Quindi arrivederci alla prossima puntata del Bersaglio. Arrivederci, buona giornata. Buona giornata a tutti. Thank you.